tratto dalla pièce teatrale di Jean Genet, Le Serve. Quello che il pubblico vede sono due gemelli siamesi nel loro habitat quotidiano, ma soprattutto si vuole far leva su quello che è lo spirito, la curiosità morbosa che c'è in chi osserva. Chi osserva che cosa? In questo caso chi osserva sta osservando comunque qualcosa di volutamente anomalo che si mostra. Il gioco è anche tra... c'è proprio il conflitto interno tra l'esibirsi, quindi farsi vedere, e la consapevolezza di suscitare la morbosità degli altri, di giocare sulla morbosità degli altri. C'è un conflitto costante. Non è un'esibizione di normalità, anzi, è perché è consapevole che campa e mangia per la sua mostruosità. Questo è anche... E poi ci gioca su questo. Io credo che in questo lavoro normalità, diversità sia rimandato proprio al pubblico e alla sua decisione di assistere o meno a quello che sta succedendo, alla sua più o meno consapevolezza rispetto a quello che sta guardando, no? Per me questo riporta anche all'attualità, al passivo guardare il televisore, scegliere o meno di guardare determinati spettacoli che assomigliano, secondo me, ormai in tutto e per tutto all'esibizione di un freak in modo magari diverso. Ho partecipato ad Omissis l'anno scorso, quindi sì, con Omissis sì, meno male che c'è Omissis e speriamo che continui. Siamo molto felici comunque di essere qui con questo progetto, peraltro ci tengo a presentarvi comunque Chiara Verzegnassi, che è la mia collega, la mia sorella siamese in questo progetto.